Salve a tutti, gente, bentornati in un nuovo episodio per Marvel Spider-Man 2. Signori, ormai siamo arrivati nella parte finale, nel capitolo che più aspettiamo. Mamma mia, questa storia mi sta piacendo tantissimo, regà. Ovviamente avremo modo di parlarne bene alla fine, ma... Regà, siamo arrivati ad un punto di non ritorno ormai e questo gioco mi sta facendo davvero impazzire. Attenzione adesso però, attenzione, perché io sto parlando tutto sereno, ma qua vediamo già bottiglie vuote. Qua vediamo una foto della madre. Piccioni. Che cos'è? Sentiamo. Buon compleanno, Em. Dicono che il tempo guarisce le ferite. Tutte bugie. Ogni giorno senza di te fa più male. Se perdessi Harry, io... non so cosa farei. Norman è disperato. Devo trovare Harry e salvarlo. Regà, ormai... Dovrei chiamare MJ e aggiornarla. Lei saprà cosa fare. Tra l'altro Norman, regà, io... Che schifo. Tu sei grande. Io? Hai centrato in pieno il punto finalmente. Gran storia, ne parlano tutti. È materiale da caporedattrice. Davvero? Congratulazioni, il tuo primo incarico. Sfornare altri pezzi su così entro domattina. Scalpore, controversie, roba così. Così? Corri a scrivere! MJ, giustamente... Non mi hanno licenziata. È piaciuto, anzi, il pezzo contro Peter. Ehi, è quello che volevi? Sì, credo di sì. È davvero... grandioso. Ehi, senti... è capitata una cosa a Harry. Che succede? Beh. Aspetta, bussano. È difficile da spiegare. No, aspetta. Promettimi di starmi lontano, ok? MJ. Harry, ma che diavolo? Su, MJ, rispondi! Ehi, parla MJ. Lasciate un messaggio. Ma perché dovreste? Se è importante, tanto vale scrivermi, no? Fa che stia bene! Ma che ma regà, ma... Spider-Man, come ti senti? Ansioso, nel panico! Io parlavo di sintomi fisici, dolori, spossatezza. Sì, ma sintomi? Ho esaminato anni e anni di diari di ricerca. Il simbionte fa parte di una... coscienza collettiva. Ne facevo parte anch'io. Facevo è ottimistico. Forse è ancora in te. Cosa? Niente di cui preoccuparsi, ma meglio se vieni al laboratorio per qualche test. Non posso, Doc. È un brutto momento. Devo andare. Madò, regà! Cioè, non solo Harry ha preso Mary Jane, ma... adesso è probabile quindi che Peter, dopo la trama principale, abbia ancora il simbionte. MJ, dove? Harry. Pete. Sembri teso. Caffè? Dobbiamo parlare. Non sei stufo di dover salvare il mondo ogni santo giorno? Posso aiutarti? Devi solo concedermelo. Tu non sei così. No. Questo è il vero me. Madonna, regà. Madonna mia. Ho finalmente i mezzi per realizzare il nostro sogno.
Sì. Ci hai rinunciato. Harry, dobbiamo toglierti quella cosa. Non siamo una cosa. Madonna Cristo. Madorega. Non siamo, Harry. Noi siamo. Ma che ca... Ma che cosa? Lasciala! No, regà, no, no, regà, no. No, regà, no. Ma regà, ma che... Regano. Mostragli cosa si perde. Non l'avrai mai. Ma regama. MJ. Mi dispiace. Qua abbiamo raggiunto un altro livello, regà. MJ, guarda, ti prego. Sono stanca di parlare. Dimenticare conferme. Da te. Da tutti. Confermi. Se parli del tuo lavoro! Di me! Non del lavoro! O di questa stupida casa! Né di te! Per una volta! Di me! Jay! Che vuoi dire? Stanne fuori! Finalmente ho il controllo! No, regà, questo... Non voglio ferirlo! Questo non me lo sarei mai, mai aspettato. Non lasciarti controllare! Fallo smettere! Fallo smettere! No, regà, questo davvero... Non me lo sarei mai e poi mai aspettato. Una roba del genere... No, regà, no. Proprio zero, zero, regà. Sono davvero... Non lo so, regà, non lo so. Non lo so. Perché non ti guardi intorno? Questo lo chiami controllo? Abbiamo il controllo totale! Che cosa mi succede? No, regà, ma... Non ascoltare quelle voci! Mi stanno mentendo! Le sentivo anch'io! So cosa provi! Tu sei se... Troppo! Fa male! No, regà... Cioè... Da sto gioco tutto, mi sarei aspettato di tutto. Un lavoro o pagare un'ipoteca. Ho un lavoro con Harry. Andrà tutto bene. E quanto durerà? Esiste un solo lavoro per te. Spider-Man. Sei ingiusta. Hanno bisogno di me. Lo sai. Come sarebbe la città senza Spider-Man? L'ho messa proprio bene grazie a te. Posso risolvere tutto! Lo faccio sempre! Lo facciamo sempre! Io vengo sempre dopo! Vivo nella tua ombra! E i miei sogni diventano cenere! È questa la verità! Che stai dicendo? Ciò che fai è importante! Non è affatto inutile! Madò, regà...
Cioè, è allucinante quanto il simbionte in ogni persona risvegli tutti i lati negativi. Sono io. Tutto ciò che c'è di negativo. No, raga. È allucinante quanto davvero... Ricordi il tuo libro! Non volevi aiutare gli altri! Nessuno l'ha letto! Lo hanno ignorato! Tutto ciò che c'è di negativo te lo tira fuori. Pazzesco. Non è vero! Ci ha aiutato una sola persona! Ne è valsa la pena! Qua vediamo combattere MJ contro il simbionte, regà. Madonna mia. Io l'ho letto! Mi ha aiutato! Appunto, sempre solo per aiutarti! MJ, io... Non fai altro! Mi terrò! Oh, è doloroso! Non fai altro! Interrompere la mia vita! In cerca di risposte! Così! Madonna, ragazzi. In cerca di risposte! Consigli! Perché hai perso un lavoro o sei al verde? Scrivo articoli ipocriti per un uomo che disprezzo per fare felice solamente te! Non immaginavo! MJ, puoi licenziarti! Troverò una soluzione! Non mi fido di te! Posso fidarmi solo di noi! No! Scusa, MJ! Mi sbagliavo! Se non puoi fidarti di me, fidati almeno di te stessa! Non provare ad ostacolarmi! Hai ragione! Sono stato un egoista! Ero così preso dalle mie cose che ho ignorato i tuoi problemi! Ma risolviamola come farebbe MJ! Lascia che ti aiuti a reagire! Madonna, raga. Cioè... Io sono davvero senza parole. Senza parole, raga. Pure MJ dobbiamo combattere, raga. In sto gioco succede di tutto e di più. Bisogno di te, invece! Non ci mentire! Anch'io ho bisogno di te! Vuoi solo essere quello forte della coppia? Che c'è? Non ti senti più speciale? Cosa? No! Sei più forte di me in mille modi diversi! Stai tenendo in piedi da sola entrambe le nostre vite! Scusa, MJ! Ti ho dato per scontata! MJ non c'è più! No! Non è vero! Perdonami se ti ho fatto soffrire! La casa, il lavoro, la nostra vita! Ti avevo promesso di migliorare e ho fallito! Avrei dovuto ascoltarti! Restarti accanto! Siamo una squadra! Io e te! Non è affatto giusto che tu soffra per il mio bene! I tuoi sogni contano quanto i miei! Stai mentendo! Sei altrettanto importante! Basta! Madonna, regà! Ti prego, fermati! Ti ho fatto la bua! So che sei lì dentro! Non puoi fermarci! Ma rischiamo davvero di ammazzarla perché
al simbionte, regà. Cioè, pazzesco. Madonna. Possiamo combatterlo, MJ. Fai sempre il superiore. Questo proprio, io regà, ancora non me l'aspettavo, giuro. Non me l'aspettavo mai. Mai me lo sarei aspettato, regà. Watson, tu vuoi la verità? Sì, la verità. Madonna santa. Aspetta. Non ancora. Il simbionte si è vaporizzato. Watson, dove sono le mie frittelle di mele? Muoio di fame. John, puoi baciarmi il culo. Io mi licenzio. Watson! Tu mi piaci. Pensavo che ti avrei perso. Una certa anch'io, però ho detto boh. E non solo per il simbionte. Ho passato mesi cercando di essere ciò che non sono. Ma ora sei tornata. Scusa. Ma quella non eri tu. E anche io non ero in me prima. Pete, io... Pete era... Sembrava quasi una coscienza collettiva. Ci ho visto te e Harry. Lui cercava questa pietra. Madonna. No, devi andare. Ti amo. Anch'io ti amo. Sì, raga. Madonna, io sta boss fight proprio, cioè, vi giuro, mai nella vita me la sarei aspettata una roba del genere. Mai nella vita. Raga, è arrivata. Madò. Ehi, hai letto il mio messaggio? Il municipio è un disastro. Sto andando lì. Sì, scusa, ma le cose si sono complicate. Arrivo subito. Dici che è stato Harry? Per forza, l'ho appena visto nel Queens. Ha trasformato MJ in uno di quei simbionti, solo peggio. Cosa? Sta bene, se n'è liberata. Più in fretta di me, per fortuna. Per Connors ho tenuto la tuta a troppo tempo. E ora ce n'è una parte dentro di me. Non scherzavi quando hai detto che le cose si sono complicate. Un passo alla volta. A presto, Miles. Ricevuto.
A dopo. Regà, io... A proposito, devo chiamare una persona. Peter? Ehi, signora Morales. È arrivata a casa? Volevo, ecco, volevo solo assicurarmi che... Stiamo bene, sì. E Peter, non ce l'ho con te. Ma la prossima volta rispondi al telefono. Si fidi. Farò il bravo. Mi conviene. Ora aiutami un po'. Madonna, regà. Madonna. Cioè, sta missione è stata... inaspettata più di tutte le altre, eh. Più inaspettata di tutte le altre, regà, devo essere sincero. Cioè, proprio l'ultima cosa che mi sarei aspettato in questo gioco è combattere MJ con il simbionte. Cioè, noi scherzavamo quando dicevamo MJ e Venom, ste cose qua. Però alla fine MJ ha preso anche lei il simbionte. Cioè, io sono ancora, boh, mezzo... sotto shock, mezzo... Non ho ancora capito se è una cosa che mi è piaciuta o no. Perché da un lato, ragazzi, cioè, giustamente... è un personaggio che è stato perennemente all'ombra di Peter. Non che la cosa mi desse fastidio, però... gli ha dato giustizia, no? Quindi... regà, devo metabolizzare, detto sincero. Harry si è dato da fare! Sì, ma... adesso tocca a noi! Madonna! È anche peggio di quanto pensassi! Harry non c'è! Deve essere qui! Serve una mano? Genki mi ha detto che c'è un mucchio di gente intrappolata all'interno. Sembra che si fossero rifugiati lì. Allora li porteremo in salvo. Com'è che sono così tanti? Sembra voglia creare un esercito. A sentire lui, sta cercando di curare il mondo. Madonna, ragazzi, ma quanti sono? Sto ricevendo un mucchio di messaggi sull'app da parte della gente del municipio. Cercano di salire sul tetto. Dobbiamo aprire un varco. C'è un'uscita d'emergenza sopra. Forza! Segnalano che è stata rotta una finestra dell'edificio. Forza, Miles! Dobbiamo muoverci! Odio mettervi fretta, ma qui si mette proprio male. Ci stiamo lavorando! Madonna, raga. Sto arrivando! Libero! Portiamoli via di qui! Ok, eccoci. Vabbè, ma questo l'avevamo già incontrato nei nidi, quindi... non dovrebbe essere un problema. No, è qua! Che cosa... che fai qui? Stai bene? Spider-Man! Dentro di lui ci sono ancora frammenti di quella cosa. Capisco. Io posso ripulirlo. Oddio. Ma devo risalire alla fonte. Io vengo con te. No, regà, pazzesco. Pazzesco, sto finale... Madonna mia, signori. Qual è il piano lì? Trovare Spider-Man. Questa materia oscura ci porterà da lui. Va bene, lo troverò. Ma dove siamo finiti? Siamo nella mente di Spider-Man. Ho visto cosa fanno queste creature. Entrano nella testa della gente, distorcono i loro desideri. Cos'è? Ti hanno rubato l'idea? Tu scherzi, ma hai colto il punto. Questa creatura non so perché, ma teme i miei poteri. E ora sono, anzi,
Siamo gli unici in grado di scoprire dove liberarlo. Quindi andiamo alla radice del problema e liberiamo Spider-Man. Questo è il mio. Quindi ragazzi, allora sarà l'anti-Venom in grado di praticamente porre fine alla minaccia simbionti con tutta probabilità. Perché se seguono i fumetti, ragazzi, è molto molto probabile. Ha una presa più salda di quanto pensassi. Bene. Indebolire il simbionte, riprendere il controllo, usare i poteri per salvarlo. Iniziamo. Troviamo l'origine del suo dolore. Seguimi. Ti guiderò fino al punto più oscuro. Ma non so cosa ci aspetta. Madonna. Madonna mia, raga. Madonna mia, raga. Ma è... il raft. Casa dolce casa. Sono quelli che ha spedito al fresco. Ha senso che Spider-Man pensi a questo posto. Molti di noi sono qui per causa sua. Vuole proteggere New York. È vero. Ma non tutti i problemi si risolvono con una cella. E pensi che non lo sappia? Madonna, raga. Credo di aver trovato qualcosa. Questa sequenza è allucinante. Credo. Infatti. Ecco tutte le paure, raga, di Peter. Sinistri 6? Ma questa è una cheat alla... cos'era? Lì? Al trailer, no? Per una volta sono felice di vederti. Non te ne pentirai. Miles, ne arrivano altri! Di nuovo? Andiamo! Non so più cosa fare, non riesco a rallentarli! Continuiamo a combattere! Quelli che sbatte dentro, poi escono sempre! Deve essere frustrante catturare i criminali e poi vederli fuggire per tornare a fare danni. Fa parte del lavoro, e lui lo sa. Cioè? Sono seconde opportunità. Sembra che non finiscano mai! Madonna. Basta così! Ho capito! Eri tu? No. Il simbionte li ha uccisi tutti. Problema risolto. Non è così che l'avete pitta. No, ma forse è ciò che prova. Questi criminali. Pensava di poter usare la tuta per risolvere tutto. Quello. Le ali io. Della poltrona. Hai causato molto Scorpion. Dolore. È un debito che cercherò di ripagare per sempre. Ah sì. C'è qualcosa più avanti. Ci sei quasi. Vede tutti i suoi nemici, ragazzi. Pazzesco. Mamma mia. La casa di May. È un pezzo che non chiedo a Pete di parlarmi di lei. Ma che mi è preso? Quando ti concentri su una sola parte della tua vita, spesso il resto... Guarda chi è tornato. Vieni. Oh no. Oddio, raga, ma... L'equilibrio è un processo, non un traguardo. È lei. È morta per colpa tua. Non avrei mai voluto ferirla. È la tua occasione per farti perdonare. Sento qualcosa di sopra. Mamma mia, raga.
Io ho un bruttissimo presentimento. Venite. Vedi? I tuoi poteri qui hanno lo stesso effetto. Già. Così sembra. Qua era... Ragazzi, è il buco nel muro. Sembra il Fist. Ho dedicato la vita a questo posto. Probabilmente non avrò altre occasioni per rivederlo in futuro. Non che lo meriti. Lee, perché lo hai fatto? Cosa cercavi? Vendetta. I miei genitori sono morti per colpa di Norman Osborn. Volevo fargliela pagare. Mi dispiace, Miles. Quassù è questa la fonte. Eliminando la fonte potremmo riuscire a salvarlo. Madonna, raga. Ci deve essere un altro modo. Forse c'è un'altra possibilità. Se riuscissi a trasferire il mio potere nel simbionte, forse potrei neutralizzarlo e liberare Peter. Sì, a te che succederà? Non resta che scoprirlo. L'antivenom. Beh... Allora, se questa è l'ultima volta che ci parliamo... Non ti perdonerò. Io non ci riesco. Ma devo liberarmi di tutto l'odio che provo per te. Sistemiamo le cose. Tu ed io. Oddio, gli ha passato... Pronto. Ah no, ok. Madonna, regà. Vediamo se gli piace. E noi intanto, ovviamente... Ecco cos'era. Prima questo potere mi avrebbe fatto comodo. Non te esatto. L'ho dato io. Ah no? Va tutto fuori? Bene? Sto bene. Le persone fuori? Miles, grazie di esserti fidato di me. Com'era? Ah, sì. Non bisogna sprecare un'occasione? Fa le cose a modo mio ogni tanto. Non so se sarai credibile come eroe. Prova e lo scoprirai. Qua ragazzi, siamo arrivati a livelli... Siamo. Aiuto! Arrivo! 2.0, regà. Vado.
Sì. È tutta colpa mia. Mi dispiace tanto. Pete. È fatta. Sa Spider-Man. Miles. Spider-Man. Non ha più poteri adesso. Spider-Man, sveglia! Madò, raga, hanno messo tutto quanto. Tutto quanto ha messo. E quindi hai i poteri vecchi? Ah, ok. Un nuovo costume. Wow, che roba è? Miles, come me lo spieghi? Io e Lee ti siamo entrati nella testa per eliminare il simbionte. Per salvarti gli ha fatto assorbire il suo potere. Questo è il risultato. Aspetta, voi due assieme. Non potevo mica farti morire. Miles, a furia di dirti grazie, la parola ha perso di significato. Tranquillo, lo so. Questo cazzo. Madonna, raga. Guarda che roba. C'è devastante. Siamo inarrestabili, praticamente. Ah, ma sono nuove, quindi. Non sono le abilità che avevamo prima, regà. Devastante l'antivenom, regà, la tuta antivenom, devastante. Temevo di perderti. Guarda che roba, cioè. Pazzesco. Devo ringraziarti. Per anni ho permesso alla vendetta di consumarmi. E ho perso ogni cosa. Voi due mi avete ricordato ciò che ero. Chi aiuta qualcuno, aiuta il mondo. Bellissima la tuta, ragazzi. Ora dove andrai? Sono solo gli occhi che non mi convincono, forse. A sistemare le cose. A modo tuo. Grande San Martino. L'abbiamo recuperato, dai, almeno uno, ragazzi, che guarda, Kraven non ha ammazzato. Redimere il tuo nemico. Ce l'abbiamo fatta. Io non l'ho mai fatto. MJ ha ragione. Alla città non servo. Sia già te. Non lo so. Io dico che c'è abbastanza lavoro per due Spider-Man. Andiamo. Madò, raga, statuta devastante, eh? Devastante statuta. Pazzesco. Quindi abbiamo anche nuove abilità così. Madò, signori. Notizia di Harry? Non ancora. Ho avuto un intoppo e credo che Miles mi abbia salvato. Cos'è successo? Avevo ancora dentro il simbionte. Stava prendendo il sopravvento. Poi Martin Lee mi ha dato i suoi poteri. Mi sento
diverso. Le voci sono sparite, ma i poteri sono ancora qui. È incredibile. Ah, Pete, volevo dirti che ho tolto la firma da quell'articolo. Ho dato il preavviso al mio padrone di casa. Significa che? Significa che se proprio il mondo verrà trasformato in una landa aliena, l'unico con cui voglio dividere il bozzo sei tu. Moriga. Madò. Cerca di trovare Harry. Ti chiamo se ci sono novità. Ok. Ok. Mentre cerco Harry, vediamo se qualcuno ha bisogno del mio spider aiuto. Madonna, raga. Mamma mia, mamma mia. Cioè, hanno buttato tutto quello che potevano buttare dei simbionti, raga. Tra l'altro, nuove abilità anche qua. Ah no, questa è l'ultima per Miles. Mamma mia, signori. Mamma mia. Cioè, qua, ragazzi, abbiamo raggiunto un livello di... una quantità di roba, raga. Devastante, cioè, devastante. Signori, ormai sta succedendo di tutto e di più. E ci siamo, secondo me stiamo arrivando sul finale. Hanno sostituito probabilmente i poteri del simbionte con questa tuta, quindi, in modo da farci affrontare Venom in modo abbastanza sensato, perché sinceramente, ragazzi, senza simbionte era abbastanza difficile. Però così diciamo che siamo un po' più equilibrati anche rispetto a Miles. Signori, vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me. Siamo, secondo me, quasi al termine della storia. Quindi vi aspetto per gli ultimi episodi. Vi ringrazio tantissimo. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima.